Buongiorno ragazze, buongiorno, eccoci pronte per partire per i nostri 3 mesi di allenamento insieme. Allora, intanto sono contentissima di ripartire, soprattutto dopo questo periodo estivo, di riprendere un attimo il controllo sulla salute e sul benessere e di farlo insieme a voi. Obiettivi di questo programma. Allora, gli obiettivi sono che nei prossimi 3 mesi faremo insieme degli allenamenti settimanali, tre per la precisione, e ognuno di circa 30 minuti per riattivare il nostro corpo in modo graduale, ma anche soprattutto divertente. Cosa è importante tenere sotto controllo in questi 3 mesi e avere chiari? Allora, innanzitutto è importante iniziare sempre l'allenamento con l'idratazione. Quindi io vi consiglio la mattina iniziate con un bel bicchierone di acqua. Chi sta usando l'integrazione ci metta i 3 tappini di aloe. Poi, durante l'attività fisica, tenete di nuovo un bel bicchierone o una borraccia di acqua, oppure chi sta usando l'integrazione, il nostro infuso termogenico che ci aiuta a bruciare i grassini in eccesso. Se non ne abbiamo bisogno, mantiene la concentrazione e l'energia e quindi utilissimo durante allenamento. E mi raccomando, nel post allenamento un bel frullato, anche perché facciamo gli allenamenti di mattina e quindi è bene poi andare a fare la colazione subito dopo, con apporto proteico che ci permette di mantenere la muscolatura e soprattutto non vanificare l'allenamento che abbiamo fatto. Il nostro obiettivo sarà quello di tonificare, di ridurre magari la massa grassa e quindi è importante andare subito a dare da mangiare al nostro muscolo. Ma sono tutte cose che poi andremo a vedere piano piano. Mi premeva solo darvi qualche indicazione per la partenza, quindi acqua, un bel bicchierone, 200-300 ml prima di fare l'attività. Durante l'attività e poi subito nel post workout la nostra colazione a base proteica, possibilmente anche con carboidrati perché diamo energia al corpo. Quali strumenti andremo ad utilizzare? Li vedete già alle mie spalle, nel senso che andremo ad utilizzare sicuramente un tappetino. Per i primi 3 mesi lavoreremo soprattutto col nostro corpo, quindi serviranno veramente pochi strumenti. Tappetino, eventualmente io ve lo dirò, una sedia, un piccolo step, possiamo usare anche dei libri un po' più spessi che assolutamente vanno bene, comunque, ma ve li dirò, di volta in volta. Come sarà strutturato il nostro allenamento? L'allenamento sarà, come abbiamo detto, settimanale, faremo tre allenamenti e il lunedì faremo un total body e cardio. Il mercoledì faremo invece un core, quindi lavoreremo su addome e schiena, core e parte alta, quindi upper body. Poi il venerdì invece andremo a fare un lavoro invece sulla parte bassa delle gambe e anche glutei, quindi andremo anche a focalizzarci su alcune parti del nostro corpo che vogliamo rinvigorire e tonificare. Detto questo, gli obiettivi di questo primo trimestre, ci concentriamo, come abbiamo detto, a corpo libero, quindi ideale per tutti quelli che vogliono rimettersi in forma, riprendere le attività dopo un momento magari di fermo dell'estate, ma saranno anche una preparazione ai prossimi allenamenti che saranno nel trimestre successivo, dove andremo a focalizzarci anche con l'utilizzo dei pesi, di piccoli pesetti, per migliorare ancora la tonificazione, per poi aumentarli, e questo lavoreremo anche personalmente, nel senso che vi darò anche indicazioni personali, nel mese invece verso l'estate, dove insomma ci prepariamo per la cosiddetta prova bikini e quindi dobbiamo andare assolutamente a rinforzare, ma saremo già preparati perché faremo step by step tutto quello che serve per arrivare lì. Molto bene, quindi vi invito a prepararvi anche mentalmente perché ci vorrà soprattutto costanza in questi mesi.
a prepararvi quello che vi serve, tappetino, acqua, infusi e frullati, e ci vediamo assolutamente lunedì. Ciao ragazze!